pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, il nostro protagonista di oggi è uno di quei brani che mettono sempre allegria, che rappresenta un super classico e una canzone cult. Una canzone del 1988 in pieno stile genere reggae, ovvero Gimme Hope Joanna, letteralmente Dammi Speranza Joanna, portata a successo da Eddie Grant come singolo estratto dal suo album File Under Rock. Uscì appunto a fine degli anni 80 e rappresentò una hit internazionale, vero tormentone estivo in mezzo Europa, ma non solo, e sicuramente in Italia. Nonostante il ritmo scanzonato e allegro, tipico comunque del reggae, il testo è molto impegnato perché parla dell'apartheid in Sudafrica e fa riferimento esplicito al regime che governava in quel paese. Joanna, infatti, è il nome con cui ci si riferisce a Johannesburg, la capitale del Sudafrica, e nel testo si affronta la difficile situazione anche di Soweto, altra città simbolo della lotta contro la segregazione, che nella sua township e nei sobborghi vide andare in scena molte e violente manifestazioni tra le forze di polizia e la popolazione, specie nei ceti più bassi. Non poteva dunque non essere citato anche l'uomo simbolo della lotta all'apartheid, cioè Nelson Mandela, insieme a Desmond Tutu. Anche la copertina del singolo riprendeva il tema con una mappa della regione del Gauteng, con Johannesburg al centro, e alcune foto insieme ad un manifesto antisegregazionista con la scritta Soweto Lives, Apartheid Kills, ovvero Soweto vive, l'apartheid uccide. Se in Europa e in Italia, come detto, ebbe molto successo anche grazie al ritmo coinvolgente, in Sudafrica la canzone subì la censura. Va anche ricordato che del brano fu realizzata anche una cover da parte del gruppo musicale sudafricano dei Dr. Victor and the Rasta Rebels. Per Eddie Grant, ovvero Edmond Montag Grant, classe 1948 non fu certo l'unico successo, ma sicuramente uno dei maggiori, insieme ad esempio a Walking on Sunshine. Lui, originario della Guyana, diventò cittadino britannico naturalizzandosi e avviando poi una carriera, dopo quella da cantante e musicista, anche da produttore e fondatore di una propria etichetta discografica. Proprio in questa veste è stato produttore di personaggi protagonisti della musica come Sting, Mick Jagger e Elvis Costello.